Paolo Cardorani, centrale della Promovideo Monteluce, una Promovideo che oggi esce dal campo con un po' di amarezza perché forse il tie break ci stava tutto, invece la Cliturno ha vinto e spugnato Monteluce 3-1. Il tie break ci stava tutto. Noi dobbiamo vincere, almeno portare a casa un punto. Purtroppo non siamo stati decisivi nelle fasi finali, anche gli errori arbitrali ci hanno un po' ostacolato il cammino verso la vittoria, però dovremo guardare avanti, cercare di fare bene, di entrare nei playoff e soprattutto fare bene nei playoff. È un Monteluce che comunque sta dimostrando di poter avere delle buone panchine, dei buoni cambi, anche se alcuni elementi sono stati male e non sono stati disponibili. È un Monteluce che comunque se la gioca con tutte le squadre. Sì, adesso aspettiamo la ripresa del centrale Damiani, che lui ha la mano pesante e può fare la differenza in questo campionato. E poi con molta grinta, cosa che caratterizza il nostro gruppo, cercheremo di fare bene nella fase finale dei playoff. Oggi siete mancati un pochino in effetti rispetto al solito, a Muro dove invece tu con una buona prestazione nel secondo set hai fatto un po' la differenza e quindi ti sei meritato forse la palma di migliore in campo nella parte della tua squadra, e infatti è proprio il secondo set quello che avete vinto. Sì. Sarà questo il fondamentale in più che vi deve dare la spinta? Sì, certo, a Muro siamo una delle squadre più forti del campionato, non credo di esagerare dicendo questo. Forse la spinta secondo me è data dai punti che gli arbitri hanno sbagliato nella fase finale. Proprio nei momenti decisivi non si possono fare questi errori. Dico solo questo.